Allora, vi ricordate il mago da nascimento? Si chiamava così? Quel maledetto che insieme a quella maledetta hanno rovinato la vita di molti pensionati, bla bla, eccetera. Allora, questa sera è venuto a trovarci direttamente dal Brasile, il fratello del mago da nascimento, Lorenzo Serra. Buonasera, buon tardi. Io mi chiamo Eraldo do Nascimento Conceição de Andrade da Silva. Per gli amici era do Nascimento Conceição de Andrade da Silva. Sono il fratello del mago do Nascimento, il socio di Vanamacchi. Sì, lui è Santone, il maestro di vita. E io, maestro di Gio Vida. Meu Deus. Mi hanno messo in galera al posto suo. Mi hanno detto, fin quando non ci dici dov'è tuo fratello, tu rimani qui dentro. Scusate, proprio il massimo, è per un mago, farsi venire il magone. Lui è scappato in Brasile, io non so dove si trova. So che si è rifatto una vita, ha comprato casa, ha persino vinto un concorso per entrare nella polizia municipale. Vedi com'è la vita, lui vigila in libertà, io in libertà vigilata, mio Dio. E pensare che io ero un grande pittore, forse dovuto al DNA trasmesso dai miei genitori, grandi artisti brasileni, sì. Infatti mio papà aveva pennello, mia mamma usava pennello e a me prendevo pennello. Poi ho cercato, dopo tanti sacrifici, di aprire una galleria d'arte, sì. Nella mia galleria c'erano quadri che contano, Sono i conti che non quadrano. E allora aiutavo mio fratello a creare amuleti e riti magici. Gli dicevo, per combattere la sfortuna ci vuole l'amuleto. Per le pene d'amore i filtri. Per il malocchio ci vuole il collirio. E chi poteva immaginarsi che mentre leggevo conchiglie e fondi di caffè, Vanna Stefano e mio fratello leggevano i fondi bancari, dai. A proposito di fondi, avevamo un caffè brasiliero così potente che con i suoi fondi potevamo far crescere piante carnivore. Ne avevamo uno in giardino che, siccome stava nascendo un poco storta, l'avevamo legata con del fil di ferro a un bastoncino. Gli davamo da mangiare una fiorentina al giorno, spendevamo un sacco di soldi, ma mica in mangiare, in viaggi Milano-Firenze e Firenze-Milano. Poi era il periodo della mucca pazza, dopo 2 settimane gli abbiamo dovuto mettere la camicia di forza perché si credeva Berlusconi. Era cresciuta così tanto che l'abbiamo visto usare come stuzzicadenti e fil di ferro come filo interdentale, mio Dio. Quando le piante diventavano grangi, Vannamacchi le spiantava, le lavava e le utilizzava come centraliniste. Sì, se qualcuno chiamava l'144 erano capaci pure di leggere i tarocchi. Poi ho scoperto che i veri tarocchi li faceva lei, la Vannamacchi. Ho una spesa 2 milioni per avere un bicchierino pieno di acqua e sale. Dopo 10 giorni Vanna gli telefona e gli fa: il sale ha funzionato, Satana è uscito da casa. E lei: no, ma in compenso la tia è venuta pulitissima. Grazie, obrigado. Io sono venuta qui stasera per preparare un talismano a tutti voi. Ero di là a prepararlo, ma ho perso le istruzioni e mi sono confuso. Tra fiale rosa di fiori di patate, frullato di rosmarino e spume di palombo, invece di un filtro d'amore mi è venuta la nuova ricetta di Dessamore Findus. Vabbè. Oh, io mi ricordo al processo, Vanna si è presentata con un'ampolla piena di biossido di carbonio. Mica voleva inquinare le prove. Guarda. Poi comunque l'ho vista molto bene, Era dimagrita, sì. Pesava 5 kg di meno, sì, era senza trucco. Pensate che è rimasta così per 5 giorni consecutivi, il giudice l'ha obbligata a rifare la carta d'identità. Vabbè, adesso sai, sono in prigione, ma finalmente mi ha mandato un nuovo compagno di cella. Arriva da un piccolo paesino della Provenza, si chiama Bernardo. Verità, me l'ha detto lui che è provenzano. Sta tutto il giorno lì, scrive su pezzi di carta e poi se li mangia quando arriva la guardia. Mi dice sempre, prima di mangiare, di parlare, mastichi parole. Io seguo sempre il suo consiglio, infatti da allora guarda che faccia mi è venuta. Però, sai, sono stati molto gentili. Sì, in prigione sono molto gentili. Ieri mi hanno preparato il piatto tipico brasiliano. La feijoada fatta di fagioli e carne di maiale. Sono rimasto contentissimo perché ho avuto un'ora d'aria in più di tutti gli altri. Cantavo oh aria, oh pa, oh pa. Lorenzo Serra! Vieni Lorenzo, vieni fuori, vieni qua. Allora, fate un applauso a questo disgraziato, dai, vieni. Allora, siccome è passato ormai un anno, chiudilo il scorchetto, chiudilo, così non sentiamo. Siccome è passato più di un anno, perché è stato un periodo dove Lorenzo non riusciva più a,
a fare questa cosa. Dopo un anno è ritornato qui, bene, un applauso, grazie, dai. Non perché abbia avuto dei problemi chissà cosa, non ci riusciva più, ha vissuto il blocco dell'artista. Che culo, ora si è sbloccato, vabbè.